data la delicatezza della materia, sono assolutamente convinto dell'importanza di confronti costanti con tutti i livelli con i quali si può realizzarli. Come è stato ricordato, tra pochi giorni, mi auguro un paio di settimane al massimo, dovremo presentare il decreto assieme al pacchetto fiscale più complessivo e poi avvieremo il dibattito parlamentare che dovrebbe impegnarci per circa un paio di mesi, per poi arrivare entro giugno, se ci riusciamo, alla parte definitiva, a varare il testo definitivo. E quindi, come in maniera molto informale in queste settimane di preparazione, io personalmente mi sono dichiarato disponibile a incontrare tutti coloro che chiedevano di incontrarmi, di incontrare il governo, così penso che addirittura in maniera più strutturata e formale, una volta che il Parlamento ha in mano il testo ufficiale, si possa affiancare all'iter parlamentare un iter pubblico di consultazione. A quel punto con le associazioni di rappresentanza, cioè con una dimensione collettiva che renderà, mi auguro, più spedito, più efficace anche il confronto. Il punto di partenza è la delega fiscale, non la riprendo, la conoscete benissimo, è una delega molto chiara, che dà indicazioni nette sulla necessità di un riordino complessivo di questa materia. E questa è la prima considerazione. Quello a cui noi stiamo lavorando è una specie di testo unico che prende in mano una materia sulla quale, come in quasi tutte le materie, si sono sovrapposti provvedimenti, interventi, aperture, chiusure, livelli, e proviamo a costruire, come ci è stato chiesto, un testo unico che consenta di avere un ordinamento compiuto su una materia così complessa, così delicata e così mutata nel tempo, perché questo è l'altro aspetto da cui partire. C'è stata un'esplosione negli ultimi anni che, diciamolo con chiarezza, è un po' sfuggita al controllo di tutti, degli operatori, dei regolatori, ha provocato una invasione del territorio oltre probabilmente, o perlomeno oltre alcune intenzioni, forse altre ce le avevano. Cioè, il risultato finale è che noi abbiamo una situazione che assume le caratteristiche di una vera priorità sociale. Ora, questo vorrei che fosse chiaro, perché è un punto molto delicato anche per la gestione del governo, è meglio, come dire, essere trasparenti. È evidente che se il tema acquista una caratteristica di priorità sociale, la interpretazione tradizionale secondo la quale il problema dello Stato è farci i soldi cambia. Cioè, è chiaro che noi abbiamo un problema di attenzione all'erario e abbiamo un problema di attenzione alle entrate, ci mancherebbe altro, ma è chiaro che l'approccio si modifica. Cioè, se il tema ha assunto quelle dimensioni che noi conosciamo e che condividiamo, la questione delle entrate, del guadagno, è una questione importante, ma non quella sulla quale si misura l'intervento dello Stato su questa materia. Bisogna tenerne conto, guai a non tenerne conto. Come sapete, sono circa 8 miliardi i proventi che lo Stato riceve dall'insieme del sistema gioco, su un volume di giocata di circa 80 miliardi, quindi non sono cifre indifferenti anche per le entrate pubbliche, ma attenzione, questo dato che tenderemo soprattutto a conservare, più che a migliorare, anzi ne scontiamo una qualche rischio di riduzione, non rappresenta l'unico criterio con il quale uno Stato, diciamo, che abbia sensibilità ai temi sociali deve aver presente. Questo non è marginale, perché implica delle discussioni anche tecniche, non secondarie, anche all'interno del Ministero che io rappresento. In quest'ottica, gli 80 miliardi sono soltanto quelli riferiti al gioco legale.
c'è questo versante. Il primo versante è la priorità sociale che è derivata dall'esplosione del gioco pubblico, ma l'altro versante è il gioco sotterraneo, più o meno sotterraneo, in alcuni casi del tutto sotterraneo, in alcuni casi posto su una zona grigia, che è il gioco illegale e che è, come dire, il problema della lotta all'illegalità. Tutto ciò ha fatto crescere una nuova coscienza civica ed è bene che anche il legislatore ne tenga conto nel momento in cui affronta questa materia. Lo ha già fatto la delega fiscale, peraltro, tenendone conto, e ora è quello che dobbiamo fare con il decreto.